Sappiamo bene che il PNRR ha tradito le aspettative dei cittadini in quanto non ha previsto nulla di rilevante per in tema di infrastrutture per il nostro territorio. In questo contesto, seguendo il percorso già tracciato il 30 ottobre con il convegno organizzato dalla Rete delle Professioni Tecniche, oggi, unitamente agli altri ordini professionali, unitamente alle forze sociali e alle categorie produttive, rilanciamo con forza e determinazione la necessità e l'urgenza di un nuovo piano di investimenti per la realizzazione di infrastrutture importanti per il nostro territorio, come l'aeroporto centro-meridionale, l'alta velocità su linea ferrata e su strada gommata, la riqualificazione della viabilità interna e il potenziamento dei nostri porti. Contestualmente, fruendo del prezioso contributo di uno dei più stimati esperti in materia, il professor Enzo Siviero, e ascoltando le pertinenti opinioni dei presidenti degli ordini degli architetti di Messina e Reggio Calabria, ribadiremo l'importanza del ponte sullo stretto quale opera strategica per richiamare nuovi investimenti sull'intero sistema infrastrutturale siciliano e per completare quel corridoio Berlino-Palermo che rilancerebbe la nostra terra come porta d'Europa sul Mediterraneo, non solo dal punto di vista politico e culturale, ma anche dal punto di vista economico, turistico e commerciale. A conclusione dell'evento, fruendo dei contributi che raccoglieremo durante la tavola rotonda, condivideremo un documento finale, una sorta di manifesto con il quale ci presenteremo alla politica per chiedere quali passi avanti sono stati compiuti rispetto agli impegni assunti lo scorso 30 ottobre e sarà quella anche l'occasione per rilanciare l'importanza strategica del Ponte di Messina per l'intero sistema infrastrutturale siciliano.